Oggi preparerò un condimento per insalate particolarmente leggero e salutare. Sono Susan Bowerman, dietologa professionista, e raccomando sempre alle persone di mangiare l'insalata. Purtroppo una cosa che la gente fa spesso è inzuppare le insalate con condimenti grassi e calorici. Oggi però vi mostrerò un condimento fatto con un ingrediente particolare. Vi presento il miso. Il miso giapponese tradizionale è fatto con semi di soia fermentati. A volte gli vengono aggiunti altri cereali. Darà un gusto saporito e delizioso a tutte le vostre preparazioni. Un gusto che in Giappone è noto come umami, corposo, un'ottima base per i condimenti. Possiamo cominciare. Quello che voglio fare è partire da questa mezza tazza di miso giallo. Il miso può avere gusti molto diversi. Questo è il tipo medio. Quello giallo è spesso considerato il miso medio. Esiste anche quello bianco, che è delicato, e poi marrone e rosso, ma sono molto forti e salati. Noi inizieremo con quello medio. E dal momento che è parecchio denso, dovremo allungarlo un poco. La prima cosa da fare è aggiungere 3 bei cucchiai d'acqua. Ora lo mescolo bene per poi aggiungere gli altri ingredienti della salsa. Ecco, vedete? La prossima cosa da fare, come nel caso della vinaigrette, sarà aggiungere un componente acido. Io ho scelto di usare un paio di cucchiai di aceto di riso, ma aggiungerò anche un cucchiaio di succo di limone. Come potete vedere, ha già l'aspetto di un vero condimento per insalate, pronto per essere spruzzato sulle verdure. E ora il tocco finale. Aggiungo un cucchiaino di senape di Digione. E dato che è un po' salata, ne bilancerò il gusto con un paio di cucchiaini di miele e un po' di olio di sesamo. Non troppo, solo un po'. Dato che mi piacciono molto, ma non è obbligatorio, io ci metto anche un pizzico di aglio e uno di zenzero. Ora lo mescolo per bene. Ed ecco qua, è tutto quello che ci vuole. Posso metterlo sulla mia insalata. Una delle ragioni per cui amo questa salsa, a parte il fatto che ha un ottimo sapore, è che ha solo 20 calorie per cucchiaio, molto meno della maggior parte di quelle classiche. Provatela, è leggera e renderà le vostre insalate molto deliziose.